Infissi in PVC a taglio termico. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Il PVC è un materiale isolante. Il taglio termico è qualcosa che mi serve per separare, per dividere un materiale che conduce e praticamente con un materiale isolante. Quindi nel PVC il taglio termico è qualcosa che non serve assolutamente niente. Infatti non esistono nella 99% dei casi infissi in PVC a taglio termico. Esiste qualcosa, qualche isolamento interno, quindi il ferro all'interno o l'alluminio interno che viene messo per dargli resistenza, dove è stato fatto un taglio termico, perché i materiali molto resistenti, metallici all'interno, quelli sì che conducono. Però diciamo che è corretto dire che l'infisso in PVC a taglio termico non esiste. Quindi se qualcuno ti sta vendendo un infisso in PVC a taglio termico, probabilmente dall'altra parte non c'è un tecnico, non c'è qualcuno che sa esattamente quello che sta facendo, e io mi preoccuperei abbastanza. E quello che invece è taglio termico, magari un infisso in PVC al vetro, perché il vetro ha una parte, se è doppio vetro, una parte di vetro, l'altra parte del vetro, e nel mezzo il taglio termico è nel perimetro il canalino, che deve essere assolutamente termico e non in alluminio ad esempio, e nel mezzo invece il taglio termico è l'aria o il gas argon, come nella maggior parte degli infissi evoluti che sono in commercio ad oggi. Per avere un vetro doppio con una prestazione degna nella maggior parte delle zone climatiche dell'Italia, che è la zona E, serve almeno il gas argon all'interno. Quello è a taglio termico. Però il telaio perimetrale, quindi il telaio in PVC e l'anta in PVC, a taglio termico è qualcosa che non esiste. Se hai bisogno di una consulenza, di dei consigli, hai qualche dubbio, qualche cosa che ancora non ti è chiaro sugli infissi prima di acquistarli e abiti lontano dalla Bisacchi, ti posso dare dei consigli disinteressati su come scegliere gli infissi. Per approfittare di questo servizio puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedere una consulenza. Ciao e al prossimo video!